bambini, oggi vi presento la divisione in colonna senza resto. Prendo come esempio questa divisione, 68 diviso 2, e costruisco sul quaderno una tabella come questa. Metto il dividendo 68 a sinistra e il divisore 2 a destra. Abbasso la prima cifra, ossia metto un cappello al numero 6, così. Devo trovare quante volte il 2 è contenuto nel 6. Quindi penso alla tabellina del 2. Contiamo insieme. Devo arrivare a 6. 2 per 1, 2. 2 per 2, 4. 2 per 3, 6. Ma certo, il 2 nel 6 ci sta 3 volte. Vado quindi a inserire il 3 al risultato. Ora calcolo 3 per 2. Che è uguale a un 6 esatto. Questo vuol dire che non c'è il resto. Quindi scrivo 0 sotto le decine. Adesso considero l'8 mettendo un cappello all'insù, così. In questo modo abbasso l'8 e lo scrivo vicino allo 0. Devo trovare quante volte il 2 sta nell'8, considerando però questo 8. Ripenso alla tabellina del 2. Contiamo insieme. Devo arrivare a 8. 2 per 1, 2. 2 per 2, 4. 2 per 3, 6. 2 per 4, 8. Ho trovato la tabellina che mi serve. Ma certo, il 2 nell'8 ci sta 4 volte. Vado quindi a inserire il 4 al risultato, accanto al 3. Ora calcolo 4 per 2. Che è uguale a un 8 esatto. Questo vuol dire che nemmeno qui c'è il resto. Quindi scrivo 0 sotto l'8. La divisione è terminata. Posso riportare il risultato in riga. Alla prossima lezione. Ciao ciao!